Buonasera a tutti, sono Luigi Onnara, questo è Perfidia in questo Trans Battle, versione solo Jap, no, sia Jap che Global, con l'analisi dei tre nuovi tour usciti totalmente a sorpresa. Non so come uscirà questo video, in quanto non solo lo sto registrando dal nuovo PC, chi vuole vedere che cosa mi sono comprato vada su Instagram, che può avere una copia, ma dato che sto aspettando di poter utilizzare Camstasia, sto usando VSDC, che uno non ho idea di come si usa, due boh, vediamo un po', quindi sarà abbastanza comico, ma andiamo con ordine. Il primo PG che analizziamo è Vegeta Super Saiyan 3 Tech GT. E i PG che hanno ottenuto l'ESA sono dei PG che ormai erano dimenticati, e benché i primi due siano comunque dei crossover, o meglio, dovrebbero essere dei... No, sono dei crossover. Il terzo, che vediamo per ultimo, nessuno probabilmente se lo aspettava, sinceramente. O almeno io personalmente non me lo sarei mai aspettato a tour in questo modo. Andiamo ancora, comunque, in ordine. Come ho detto, Vegeta Tech, statistiche... Alla mano abbiamo 10.865 HP, 10.431 attacco e 7.813 di difesa. Leader Super Saiyan 3, Terry Ki è 180% stats, o Tech, Terry Ki è 90% stats. Molto carino da utilizzare ormai in ottica Battlefield come leader secondario di Super Saiyan 3. Funziona decisamente bene, ve lo dico. Quindi, tenetelo d'occhio. Passiva, attacco e difesa 120%, inizio turno, bene, si inizia decisamente nel verso giusto a mio avviso, un ammontare di stats quantomeno accettabile, abbiamo poi 60% d'attacco e 30% di difesa dopo aver subito un attacco e anche questo mi pare abbastanza giusto. Ancora, niente di incredibile, inimmaginabile, unico, però giusto. Nella sua normalità, diciamo. E fatemi sapere se avete appena sentito un rumore, perché mi servirà a capire come muovermi con alcune cose, perché non lo so usare questo programma e potrei essere bloccato per qualche giorno a utilizzarlo, se non per diverso tempo finché non ho la licenza key. Abbiamo poi... sì, attacco più 10% fino a un massimo di 60 e difese critico più 5% fino a un massimo di 30 con ogni attacco che riceve. Quindi è un PG che deve buscarle per caricarsi e arriva a caricare oltre 300.000 di difesa, ragazzi. È un PG che può davvero dire la sua e tankare anche bene. Inoltre non è eccessivamente difficile averlo full ability. Link Super Saiyan GT Golden Warrior sulla Royal Lineage Prodigio Limited Breaking Forces Battle. Categorie: Super Saiyan 3, ormai sono tantissimi. Super Saiyan 3 può trovare comunque spazio in quanto è molto facile portare a tour. A differenza di PG di Heroes, più Saiyan, Vegeta Family, World Rivals. Ok, crossover, anche qua gioca da dio con l'altro Vegeta che vedremo. E Gifted Warriors alla fin fine, ci sta. Build consigliata la 15 Additional, in modo da massimizzare i danni. E ragazzi, tanta roba, cioè vi ricordo che sto ragazzo si becchi chi da GT è molto facile, in quanto fa molto danno, capace di davvero sfondare i nemici. Lo proveremo. Tanti video da fare, ragazzi, che la metà abbassano, ma fidatevi, lo proveremo. Secondo PG che andiamo ad analizzare, e spero davvero che tutto quanto funzioni bene, è invece Super Saiyan 3 Vegeta. Questo è il Vegeta classico, il Vegeta un po' più sfortunato perché non ha mai raggiunto questa forma neanche nei suoi sogni più sfrenati. Abbiamo una tipologia fisica con 11.482 HP, 11.600 attacco e 6.785 di difesa. Ancora leader Super Saiyan 3, 120%, o fisico 3, 90%. Ancora una volta molto carino in Battlefield, ma funzionano bene anche in Road e in Rival. Attacco e difesa 120%, attacco addizionale del 10%
e critico e difesa del 5% con un attacco ricevuto. Medie chance di avere guardia attiva contro tutti gli attacchi è un 30%, oppure di avere la guardia attiva del 50% con meno estensione HP. La cosa molto interessante è che riduci i danni del 40% quando la guardia attiva. Questo vuol dire che intanto contro qualsiasi nemico int è un ottimo tank, ma proprio ottimo con la O maiuscola. Contro nemici non int ha un 50-50 quando aveva HP piccoli. È meno forte dell'altro Vegeta, molto più difensivo, un pochino più casuale. Purtroppo non è detto che vi funzioni, il che non è proprio il massimo, però meglio di nulla. È comunque un PG perlomeno a mio avviso accettabile. Link, Super Saiyan, Sangue Resgo, Gumball, Energia Prodigio, Limit Breaking Form, Fist Battle, Super Saiyan 3, Pure Saiyan, Vegeta, World Crossover, Gifted Warriors. Vedetelo come un: non ho il tech d'ability alta, posso usare lui. Non ho l'STR, posso usare lui. Sta di fatto che anche il ROAD l'STR è superiore. Nella special aumenta il 50% attacco del 30% difesa per 6 turni. Ripeto, è una versione più scarsa dell'STR. Se però l'avete iniziato da poco, è più probabile che troviate lui che l'STR stesso. Quindi ci può volendo anche stare. E finiamo in bellezza questo video, sperando che venga bene. Spero di tornare presto su Camouflage, perché non è che lo sappia usare molto bene questo programma. Spero che non si noti eccessivamente. Con Trunks Super Saiyan 2 Teen PG che non t'aspetti, anche perché è leader crossover. Comunque, tour del vecchissimo Trunks Super Saiyan 2 che si era perso nei meandri dell'universo, detta come va detta, cioè, si era perso davvero, detta come va detta. Abbiamo un 12.301 HP, 10.347 attacco, 7.195 di difesa, leader crossover 3 ki e 120% stats per chi non ha mai pullato su Heroes e vuole usare la category, molto semplicemente utilizza lui e sta, direi, più che bene. Decisamente più che bene. Dopodiché passiva, attacco di difesa 150%, ottimo. Al lancio della special, quindi comunque deve lanciare la special, non giocatelo prima. 30% attacco e 15% difesa e critico per ogni crossover alleato nello stesso turno. Quindi abbiamo 60% d'attacco, 30% di critico, 30% di difesa. Lui escluso naturalmente, un ki attacco e difesa 25% di stazza a tutti gli alleati e un ulteriore un ki e 15% di stazza a tutti i crossover. Ragazzi, è una bestia, è forte, ma proprio forte, ma tanto forte, ma proprio tanto forte. Cioè, questo qua in crossover è enorme, fuori da crossover perde tanto. E lo vedo come una versione molto castrata di Trunks STR. Molto castrata. Però potenzia tutti, quindi gne. Gne. Fuori crossover, gne. Dentro crossover. Dentro crossover, tanta roba, ragazzi. Dentro crossover, davvero tanta roba. Fa tutto quello che serve dentro crossover. E anche di più. Siamo sinceri, fa anche più di quello che serve. È enorme all'interno, all'esterno, a mio avviso c'è di meglio. Ciononostante, ci si può arrangiare, diciamola così, ci si può volendo arrangiare. Link Golden Warriors, Human Rest, Super Saiyan, Lineage, Lineage, Pro for Battle, Shattering Limits, Category Hybrid. Time Traveler, Vegeta, Bond of Master and Discipline, Super Saiyan 2, Battle Wits, Crossover, Into Stress Wheel. A mio avviso non ha praticamente senso essere giocato fuori dalla sua categoria crossover, dove è davvero forte. Se comunque avete voglia di giocarvelo, o de gustibus, io non ve lo consiglio.
Tutto questo mi sono inseguito, datemi un bel feedback di come si sente, vedi il video rispetto ai precedenti. Non è il programma che probabilmente utilizzerò per i video questo, anche perché ho bisogno di un programma che sappia utilizzare, però potrei pensarci, diciamo così, potrei pensarci. Buona serata e alla prossima!